Che cosa ci fai qui? Avevo detto niente visitatori. L'emissario imperiale? Certo, lo sapevo. Quanti saranno i cani che l'impero mi manderà contro? Questo è il mio giro d'affari, è la mia città. Voi, amici dell'impero, dovete imparare a starne alla larga. Ora sparisci. Per i rinnegati! Cosa? Per gli dei, Betrid! Ah? Maledicano! Posso ancora combattere! Ah! Guarda che sei costretto a fare! Mia moglie. L'hanno uccisa. Dannato Madanak. Dannati i suoi rinnegati. No, non è vero. Vuoi sapere che cosa sono realmente i rinnegati? Loro sono le mie marionette. Il loro re sta marcendo nella miniera di Sidna. Avrebbe dovuto tenerli sotto controllo. Madanak, il re straccione. Mentre eravamo lontani a combattere gli Elfi nella Grande Guerra, Madanak governava su tutto il Reach. Fino a quando non è giunto Ulfric a sconfiggerli. Quando la loro rivolta è stata schiacciata, ho ordinato di portare da me Madanak. Era come un animale selvaggio, ma era utile. Gli ho offerto di risparmiargli la vita, a patto che usasse la sua influenza per eliminare ogni potenziale disturbo. Rivali, emissari, semplici idioti. Per cui ho lasciato che guidasse la sua piccola rivolta dei rinnegati dall'interno della miniera di Sidna. E ora la situazione è fuori controllo. La mia prigione, nonché la fonte di metà dell'argento di Skyrim. La prigione più sicura di Tamriel. Nessuno riesce a fuggire. Pensavo che tenendolo laggiù, Madanak sarebbe stato sotto controllo. Hai già avuto tutto ciò che volevi. Tutto questo è colpa tua. Tu e Madanak siete degli animali. Spero di vedervi marcire entrambi fino alla morte nella miniera di Sidna per questo. Ora vattene dalla mia casa.
Scusami, cosa ci fai qui? Non ti stavamo aspettando e il vecchio ha bisogno di riposo. Ripassa un'altra volta. Aspetta, va tutto bene. Fallo entrare. Ah. Sì, Nepos. Lo hai sentito? Entra. Mi dispiace per la mia serva. È un po' troppo protettiva nei miei confronti. Cosa vuoi ora? Ti sei rivelato un vero segugio. Mi hai trovato con il tuo fiuto. Sono quasi 20 anni che faccio questo mestiere e mando a morire persone. Tutto in nome dei rinnegati. Comincio a essere stanco. Perché me lo ha detto il mio re, Madanak. Quando la rivolta fu sedata per mano dei Nord, fu spedito nelle miniere. Non so come, ma è riuscito a sopravvivere. Ricevo i suoi messaggi e consegno i suoi ordini senza fare storie. È il re Straccione, un uomo che un tempo controllava tutto il Reach. Ha alimentato la rabbia degli oppressi in questa città, istigandoli a uccidere i nemici dei rinnegati in nostro nome. Ha fatto tutto senza mai abbandonare la miniera di Sidna, una prigione Nord. Buffo, no? Markarth e il Reach sono nostri. Non possiamo nemmeno reclamare la terra che ci appartiene di diritto. È per questo che ci chiamano rinnegati. Poi però, durante la loro guerra con gli Elfi, abbiamo avuto la nostra occasione e abbiamo cacciato i Nord dal Reach con una grande insurrezione. Quindi sono venuti Ulfric e i suoi uomini. Coloro che non hanno fatto in tempo a fuggire sono stati giustiziati, tranne me, il mio re e pochi altri. Mio caro, cosa ti fa pensare che uscirai da qui vivo? Ti hanno visto entrare. La ragazza alla porta è una dei rinnegati travestita da serva. Non sei la prima persona a essere arrivata fin qui e non sarai l'ultima. Mi dispiace, ma uscirai da qui da cassa. Solo un grado.
Spero tu stia bene. Levati di torno, straniero. Perché mi stai infastidendo? Allora stai parlando con la persona sbagliata. Rivolgiti a Calselmo, l'elfo nel castello. L'unica cosa che posso dirti su Markarth è di non intrometterti nei nostri affari. Abbiamo già abbastanza problemi qui. Devo tornare al lavoro. Le monete non si contano da sole. Va a dare fastidio a qualcun altro. Pare che Ulfric, manto della tempesta, abbia ucciso il re dei re con un urlo. Avevamo avvertito di non creare problemi, ma tu non hai voluto darci ascolto. Ora dobbiamo accusarti per tutti questi omicidi, ammazzare testimoni. Altro lavoro. Credi di essere l'unica persona a saperlo. Avevamo un accordo con Tonar e Madanach prima che arrivassi tu. Avrai tutto il tempo che vuoi per parlarne con il re Straccione mentre sconterai la tua pena a vita nella miniera di Sid. Non rivedrai mai più il sole, mi hai sentito? Nessuno fugge dalla miniera di Sinna. Nessuno. Molto bene, prigioniero. Guardati intorno. Sei nella miniera di Sinna e ci aspettiamo che ti guadagni il tuo soggiorno. Qui non trascorrerai il tempo riposandoti in una cella. Qui lavorerai. Estrarrai minerale dalla terra fino a quando non inizierai a vomitare barre di ferro. Hai capito? Ripagherai il tuo debito con il Rich. Lavora e ti guadagnerai la libertà. Perfetto! Aprila! Ehi, tu! Scendi! Ho abbandonato mia figlia Wale quando mi hanno preso. Perché sei dentro, recluta? Innocente? Lo ero anch'io, per la prima volta nella mia vita. Purtroppo però c'erano tutti gli altri omicidi a mio carico. Il mio consiglio? Scontare la tua pena nella miniera e fuggire. Non vorrai mica ritrovarti con un coltello piantato in gola per una bottiglia di scuma. Mm.
Vengono qui una volta alla settimana per portare via i cadaveri, raccogliere i minerali che abbiamo estratto e picchiare chi crea problemi. Quella è anche l'unica occasione nella quale ci portano da mangiare. E se non abbiamo estratto abbastanza minerali, ci lasciano senza cibo. Se me lo chiedi, vuol dire che sei il nuovo ergastolano. Mi dispiace per te. Quelle guardie ti hanno tradito per bene. Mi dispiace, ma nessuno può vedere Madanak. Non prima almeno di aver superato Borkul la bestia. E non credo che tu voglia parlare con Borkul la bestia. La guardia di Madanak è grosso persino per un orco. Ho sentito dire che ha strappato via il braccio a un uomo e lo ha usato per picchiarlo a morte. È uno legato alle vecchie tradizioni. Un nobile nord presso il quale prestavo servizio fu pugnalato una notte. Sapevo che avrebbero incolpato me, anche se non c'entravo niente. Così sono fuggito. Mi sono unito ai rinnegati e ho iniziato a uccidere. Mi hanno catturato e ora eccomi qui. Perché si viveva meglio rispettando le antiche usanze, non con i Nord e le loro leggi. Un giorno i rinnegati coloreranno le mura di Markarth con il loro sangue. Ci vediamo. Ho abbandonato mia figlia Wale quando mi hanno preso. Carne nuova, così morbida, tenera. Com'è stato ammazzare il tuo primo nemico, eh? Menti? Vuoi parlare con il re straccione? Va bene, ma prima dovrai pagare quanto dovuto. Che ne dici di procurarmi un coltellino? Non che mi serva, ma mi tornerà utile nel caso debba farmi la barba. L'unica cosa che Madanak si aspetta è una bottiglia di scuma come tributo di tanto in tanto. Non puoi passare. Allora trovane uno. So che quel mucchio di letame di Grisvar ne crea qualcuno di tanto in tanto. Chissà quanti anni ha ora mia figlia. Sono solo un altro rinnegato mandato a marcire qui, in questa miniera. D'accordo, dunque. Jarl ha ritenuto che fossi un problema troppo grande. Così mi ha sbattuto qui dentro con i rinnegati. La prima volta è stata per furto, così come la seconda e la terza. È così che mi guadagnavo da vivere. All'inizio mi avevano dato 6 mesi, poi 1 anno e successivamente 2. Ora resterò dentro a vita. Ah, serve protezione. Posso procurarti quello che stai cercando. Che ne dici se prima fai qualcosa per me? Tuak ha una bottiglia di scuma. È il miglior zucchero lunare distillato. Mi vengono i brividi solo al pensiero. Ti ringrazio. Non preoccuparti, al tuo ritorno avrai il coltellino. Mi hanno sbattuto qui perché qualcuno ha detto che ero un rinnegato. Le guardie dicono che ho ucciso qualcuno. Io stavo solo smaltendo una sbronza da idromele a casa di mia zia. Eppure mi hanno arrestato lo stesso. Non conosco nemmeno la persona che avrei ucciso. Da un paio d'anni non facevo ancora parte dei rinnegati quando sono arrivato. Ma poi mi sono unito a loro una volta dentro. Si vive meglio. A presto.
prendere un coltellino in mia presenza o ce ne pentiremo entrambi. Cosa vuoi? Devo scavare? Non ne voglio parlare. Da abbastanza tempo. Va bene, allora. Sono innocente. I Nord mi hanno incastrato. Io mi trovavo lontano dall'arma del diritto. Gli altri prigionieri si insospettiscono quando ci parliamo, quindi attenzione! Sono un rinnegato. Una delle nostre missioni è andata male e mi hanno catturato. Sarebbe stato meglio morire per il Reach con i miei compagni. Ma i Sangue Argento avevano bisogno di estrarre il loro minerale grezzo e quindi mi portarono qui. Da 7 anni, credo. Mi stupisco di non essermi ancora sgozzato da solo, ma ho qualcosa che mi fa andare avanti. Guardami ancora e ti ammazzo. Quella scuma è mia. Hai i brividi, eh? Va bene, tieni. Che gli antichi dei ti proteggano. Buona giornata. Ecco il tuo coltellino. Dimmi però che non lo userai mai su di me, d'accordo? Arrivederci. Ho abbandonato mia figlia Wale quando mi hanno preso. Devi scontare la tua pena scavando. Scava, quindi. La prigione non è male, in fondo. Nessuno se la prende quando uccido qualcuno. Assassinio, banditismo, assalti, furti e perdita di tempo. Le guardie mi hanno rinchiuso qui circa 12 anni fa. Allora avevo messo in piedi una bella banda. Questi rinnegati però non sono come gli uomini che avevo allora. Questi sono degli assassini. Sei pronto a pagare il pedaggio? Un coltellino. Perfetto, entra pure. Ma non tentare scherzi. Madanak è più intelligente di quanto tu creda. Va bene, allora.
Cosa? Bene, bene, guardati. I tuoi compagni ti hanno trasformato in un animale, una bestia selvatica chiusa in gabbia a impazzire. Bene, bene, guardati. I tuoi compagni ti hanno trasformato in un animale, una bestia selvatica chiusa in gabbia a impazzire. Allora, amico animale, cosa vuoi? Risposte sui rinnegati? Vendetta per aver provato a ucciderti? Vero? E tu? Con che diritto ti intrometti nei miei affari? Uccidi la mia gente! La tua verità vale così tanto? Ora sei uno di noi, lo capisci? Uno schiavo. Hai lo stivale dei Nord premuto sulla gola. Se riuscissi a capirlo, potrei aiutarti. In queste miniere c'è un uomo di nome Braig. A parte me, è quello che è qui da più tempo. Digli che ti mando io. Chiedigli perché è qui. Voglio che tu sappia quanto è vasta l'ingiustizia di Markart. Avevo Markart. Io e i miei uomini avevamo cacciato i Nord. Avevamo vinto. Così credevamo. La ricompensa fu rapida. Fui catturato, processato sommariamente e condannato a morte. Ma l'esecuzione non avvenne. La fermò Tonar Sangue Argento. Voleva i rinnegati ai suoi ordini, affinché scatenassi la loro ira sui suoi nemici e risparmiassi i suoi alleati. E io l'ho fatto. Fu umiliante all'inizio, ma sapevo che prima o poi avrebbe abbassato la guardia, che avrebbe creduto di avermi sotto controllo. Questa era la nostra terra. Noi siamo arrivati qui per primi. Poi sono arrivati i Nord e ci hanno messo in catene. Ci hanno vietato di adorare i nostri dei. Alcuni di noi rifiutarono di piegarsi. Sapevamo che le antiche usanze ci avrebbero permesso di riavere un regno nostro. È questo che siamo, i rinnegati. Criminali nella nostra terra. E riempiremo di sangue il Reach finché non saremo liberi. Verrà il giorno della nostra vendetta.